Ma quanto veloce. Quindi mettiamo il bacio Teresa. Io qui ci voleva quello col cavalletto, inquadravo proprio la faccia, le espressioni. Almeno fino a qua, tra le mani. Sì. Lo chiudo e te lo riconsegno. Ti sei peggiorato comunque, eri migliorato. Peggi prima con il cellulare ora. No, perché tu sei uscito. Quello che facevi di meno lo facevi. Stai facendo di più. È perché tu fai uscire pazzo. Io. Sì. Sempre, come al solito. Sì, non può ridere. Infatti, io che sei terapia, per farti capire che cosa? È vero, faccio. Per farti capire che cosa devi prendere. Questa è terapia, poi mi ringrazierai. Di solito mi dici, ma perché così fanno i certi psichi? Non capisci niente dei certi psichi. Io sto cavia. Ah, vuoi sapere l'ultimo? Questo qui dice ti conosce. Perché il testimone di Geova aveva un'infermiera che a te ti trattava mai bene, una almeno. Dove? Non mi ricordo di quale clinica però. Perché tu scusa, non c'era almeno una che ti trattava bene, chi Mi era? trattava bene. Sì. Che poi se ti dà male, mi dice poveretta, mi dispiaceva per Teresa. Non mi credi, vaffanculo, vaffanculo, non mi credi. Non capite tante, non so quale dici clinica. Quella lì, cioè, Cappellina. non ti ha detto mai che lei era testimone di Geova? No. Lei mi ha detto e te l'aveva detto. Sperdisti, che fai scema. Ti giuro, ha detto la brava persona, le cliniche non ballano un cazzo perché li trattano Ma non male. mi dispiaceva. Sì, e mi ha Ma perché, detto, fratello? no, il marito, si è sentita male la moglie, sta male, non può fare un po' stare. Perché, per farti capire che tu dici, È ma anziana, perché dopo nelle... l'inizio. è anziana come il marito. E mi ha detto, io ho detto, sì, per rispondere, tu dici, ma perché nelle cliniche fanno così? Le cliniche non sanno usare le metodiche di scoperte. Hai capito? Le innovazioni. Sai che vuole delle innovazioni? Che sai tu? Vabbè, sto scherzando, dai. Ecco perché ho detto prima grassone. Ci fanno la liposizione, perché la tolleranza ha un limite. Dai, mi metta a 6 per favore, dai. Che bella espressione che ha, mia mia. Ho fatto lavorare. Ninna, lo sai perché ho fatto ora? Proprio ciò, ah! In questo caso, che quello stronzo mi ha evitato. Oppure, ah! Ho parlato con quel bambino, quei due bambini che tornavo con la pizza, pare che poi possa avere un giudizio negativo. Che sono stronzi. E hai ragione tu che non valgono un cazzo le persone qua, che stanno da te le male. Non hanno mo', gli zingari. Messa così, così, tipo così, così, lei. Lo so. Però non c'è. La metta a 6, dai. Una volta che non c'era, non l'avevano cacciata. Ora di nuovo. Sì. Non c'è il tuo amico con la carne. No, ma perché cacci sto cazzo di cuscino? Oh, cazzo! Oh,
Vegetarini! Ma sono le pagine scherzavo tutto. Ciao, non alzi. Questa è la mia nonna Irma, una giovinotta di 93 anni che stanotte è partita per il Kenya, non per un villaggio turistico, ma per un orfanotrofio. Guardatela, chi la ferma? Io la amo. Il 20 febbraio scorso nonna Irma ha fatto la valigia ed è andata in Africa a trovare quei bambini che ha sempre aiutato, dividendo tra loro i pochi soldi faticosamente guadagnati lavorando giorno e notte in campagna di per lei una scelta semplice, coerente con la sua vita di donna generosa. Per il resto del mondo un atto di coraggio unico, rimbalzato sui giornali internazionali. Eccola tra i bambini, sulla morte, con i suoi amati orfani. A 93 anni, nonna Irma ha dato una lezione di vita a tutti noi. Sua nipote la ama. Ma come si fa a non amare nonna Irma? Ciao, Gino. Siamo molto felici perché nonna Irma ha accettato il nostro invito ed è qui. Si ricorda sua nonna. Perché nonna Irma, insomma, ha fatto una vita non sempre facilissima, però all'età per rendersi utile, cioè perché l'ha fatto nonna Irma? Perché non ci credevo a quello che mi diceva, io non posso andare personalmente. Per vedere, per come vedere, proprio toccare col dito. Toccare col dito, perché lei da tanto tempo già aiutava la comunità. Facevo qualcosa. Ma dai,
Quello è ancora più importante. Guarda, non guardi Carlo che abbraccia il nero. Oh, con la moto. Ma tu non guardi, non ti rilassi. Ti rilassi, guarda, proprio l'abbraccia. Il nero. Dicono che sono cattivi i neri. Guarda, sì, e i vecchi pure. Uno rimane anziano così, rincoglionito con quello delle foto, perché mi fanno fare un cazzo. Per fare diventare attivi, non gli permetto di dargli soldi per essere sempre attivi. Sti stronzi di merda, con 300 euro di pensione che cazzo fai? Coglioni di merda. Coscienza, 93 anni a fare un viaggio così. Guarda, io lo so per esperienza perché sono 18 anni che sono ambasciatore unico. Eh sì? E insieme, coscienza e coraggio. No, però ti stiamo qua, un attimo. Sì. Ma stai ascoltandola, tu passi da una cosa a un'altra. Sì. E meno che sono io che passo di qua. Tanto il mio peso. Chiamala. Si sentono più leggeri d'animo, come se avessero vinto una cosa, un totocalcio, che hai fatto del bene, hai visto da vicino la sofferenza. Come si è sentita lei dopo? Come si è sentita dopo questa esperienza? Guardi, sono andata a vedere gli orfani. Come si vede, una pietà che è povera. Sono andata all'ospedale di Derigio, però qui sta meno male, ma era tanto tanta. Un copione. Tanta manodopra e anche tanti soldi. Ma che cosa è rimasto proprio nel cuore? Che mi interessivo, chi li conosce? Non li ho mai visto. Ma chi si ricorda? 180 ragazzi. Posso ricordare di lui, 20 anni fa? Chi si ricorda? E ora di più piccolo ho dato tutta una caramella per ciascuno. Perché ne avevo sto sacco. Le ha portate le caramelle? No, avevo questo. E sono stato. Cioè io volevo dire, io non do retta a chi non va. Cioè le persone che non mi danno retta. Io non ho retta e non sono dalle persone che non valgono un cazzo. Magari di più viene, vuol dire, il grosso del beagle. Ma tu stai parlando di me? No, veramente no, perché io sto parlando tra me e me, perché ho un copione. Poi, mi sembrava a me, sai, perché siccome delle volte 20 anni fa io ho visto, ma chi si ricorda di me? Posso ricordare di 20 anni fa? Visto che qua la gente è ipocrita, prima ti saluta, poi non ti saluta, poi ti evita, poi non ti evita. Prima prende il saluto, poi non lo vuole, poi sì, poi non si capisce, ma non sanno manco il di chi dovrebbe fare. Dicendole che... A parte gente che comunque lavora, quindi che preoccupazioni possono avere per non dare a letto. La voglia di vivere, cioè vita, e di guardare al futuro, non al passato. Non dicono quanto mi resta da vivere, no, io vivo oggi come se fosse per l'eternità. Quindi la voglia di giocare, di aiutare, di conoscere, di muoversi, di innamorarsi. Guarda come piange nella mia foto B trattino trattino foto 17/3/2018 che fa così. Tutti i bambini che non vediamo sempre, No, ma la frate disse, mi stava venendo, mi stava portando un pensierino, che sono andato a prendere io per me e per te. Per questo pure un euro di partito che ci protegge, ce l'ha giovedì che ci fa. Così è. Vedi che brava. Sì, però questa foto vista da vista piccola, vedete, mi fa male, così. Era giovedì. Però i denti si vedono male appesi, eh? Oggi... E a rovesciare. Ah? Ma non ci vediamo per coppia, sempre. Quello l'ho capito. Ci ha portato il pensierino da padre più, ce lo deve dare. Eh. Quindi è brava.
Ti sei accorto nei viaggi che tu hai fatto? Bravo, ma che bella quella signora! E tipo, com'è? È brava, amore, com'è ti sembra? Io buona, buona. Giovedì alle 10. Oggi siamo giovedì alle 10 alle percorso. Va bene, amore. Signora, sempre giovedì alle 10. Va bene, amore. Ci vediamo. Giovedì alle 10 e mezza. Alle 10 e mezza. Alle 10. Dopo alle percorso. Aspetta, Ninna. Dice Ninna mia. Quindi San Fiore, non ci vediamo, ci vediamo adesso. Alle 10 e mezza. Alle 10. La deco giovedì? No, alle 10 lì per coppa giovedì. Alle 10 lì per coppa giovedì. Giovedì ci vediamo stavolta. Va bene, Ninna mia. Che bello, amore. Aspetta, quando ci vediamo? Comunque? Giovedì, amore mio, non stai tranquillo. Per favore, giovedì. Sì, giovedì, amore mia, vita mia. Che bello per coppa alle 10. Sì, amore. Ti amo, amore mio. Giovedì alle 10 per coppa. Sì, amore mio. Sei la mia vita, tu. Giovedì è buono se mi c'è la mia coppa con lei. Sì, Ninna mia. Che cambia oggi giovedì? Non cambia niente, Ninna mia. La mia vita, che bello. Fatto così. Quando era qua, quando ripetevo un pochettino. Perché forse perché pensavo che io posso rispondere. No, 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 no. No, Ninna mia! No, tesa no, 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 tesa no, tesa no. Non voglio stare più così, no, 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 voglio stare con te. Voglio stare con te, io. Scusa, non lo faccio più, non lo faccio più. Per favore, ti chiedo pietà. Giù due marche da bambino. Sì, Ninna mia! Non lo faccio più. Sì. Questo non puoi parlare, così puoi sfogare. Buona signora, buona signora, e adesso faccio sto signora. Giovedì mi manca tu quando vai a darci il programma? Sì. Come salutarlo, giovedì? Sì. Te lo ricordi un po' insieme? Va bene, sì. Tu e tu, allora. Sì. Ciao. Che poi dice ciao, ciao. Allora stavolta è così, ciao. Il decubito laterale. Ma è lo stesso più tardi forse. Chissà, io là non l'ho visto. È lo stesso. Sì, perché sto riprendendo pure da là. Quello solo. Sì. Metto il ciao. Che da distesa. E poi dorme? Sì, a letto. Io esco. Quando? Ma vengo con te. No, io esco solo. Ma non vengo con te. No, non voglio. Io sono geloso. Ehi! Io non uscire solo, è la stanza. Hai capito? Sì. Io la femmina allora. Ma tu stai qua e torno subito. Oh. Sì? Sì. No, Ninna, voglio stare con te io. Vabbè, mi devo fare uscire un pochino. Sì. Come riesco? Con Pasqua riesco sola. No, no, mica, giusto. Ehi! No. Ehi! Sì. Morone, ma tu... Cuccia qui io! Che ci faccio la mia vita io? Non esce faccio, non esce faccio! Tu non meriti, che vuoi? Tu non meriti. Se riesco a farlo con un dito. Va bene. Se uno ha il pollice non può farla. C'è uno che è nata, una femmina è nata, che mi pare, con le prime tre dita che non ne aveva, oppure se era serva. No, forse le ultime tre dita. Se uno ha il pollice. Il pollice c'è un motivo che c'è ogni cosa. Il pollice, tutti i pollici. Mi pare che le scimmie non ce l'hanno lì. Il pollice opponibile non ce l'ha. Fatto perfetto, signore. C'è una cosa per segnare. Tutto si basa per i soldi, se non ha soldi. Metti a 6. Allora 14, 41, 49, 18, 3, 2018. Si allena con grande determinazione, perché alla sua età
Perché te la fanno? Certo, perché in Giappone fanno certe cose. Vedi che bastardi. Vedi sono bastardi Domenica Inn. Mi copia le mie idee per fare queste ricerche. Io questo qua io lo sapevo già. Stronzi di merda, non danno il merito a me. Sti coglioni. Adesso stiamo per vedere un'esibizione strepitosa, perché lei è una donna di 72 anni, è un'atleta pazzesca ed è l'unica che a quell'età fa la pole dance, che è una disciplina sportiva difficilissima. Tu non l'hai mai fatta la pole dance? L'hai fatta anche tu, eh? E allora apprezzerai questa esibizione. Qui a Domenica Inn dal vivo è pronta Miss Tomoko. Guardate, ma un filo di grasso questa. Non gioco carne. Pensavo che non ti pagavo, che non ti pagavo mai. E poi quando sono passato a mangiare il pane, poi. Sì. Il risultato subito. Non c'era la fila. Ti va bene, amore. Mi parla la gente che ti vuole evitare, non vuole che accarezzi il cane, non vuole fermarsi a parlare. Io, come dire, do importanza a questo. Significa che non danno importanza ai veri valori le persone, e fanno figli e figlie. Io li caccerei, figli e le figlie, a certe persone, eppure gli animali, perché non sono in grado di tenerli con valore. Grassone di merda. Ecco che ho detto liposuzione, fatti la liposuzione, perché ad ogni provocazione aspettatevi una reazione. Sentiamo la partita. Mette assieme un attimo. Non vuoi sentire la partita. Miss Tomoko, spostati. Una pole dance da record. Vuoi sentire la partita? Sì. Ma parli italiano. Senta, tu poco, che cosa mangia lei? Mangio alla italiana. Mette solo il segreto. Ultima domanda, Tomoko, che cosa significa? Ragazza saggia. Ragazza saggia. E lo è, ragazza saggia, atletica, bravissima. Tomoko. Signori, Miss Tomoko. Perché mi premi il giapponese? Grazie davvero. A lei e a tutte le donne. Io non andrei in Giappone. La cucina è stata. Mi piace il mango, il portone. Racconta proprio
l'emozione che cresce con il passare del tempo, e la canta la splendida voce di San Da Vinci. Grazie ancora, Tomoko. Questa musica qua, melodia, mi fa piangere, perché mi fa pensare ai digi contenitori. Ci deve essere un modo, a parte le cuffie, accendere la radio pure così, senza cuffie, qual è? Io me l'ho fatto, lo sentivo senza cuffie. Lei è riuscita a farlo, non sono, che peso non sono. Ma chi l'ha fatto? Non lo so, non so. Ma chi l'ha fatto? Questo mio amore. No, non l'ha fatto. Non sai come si fa. Guarda che bella sta guancia. Madonna, io ne su faccio. Vieni mia. Come si fa? Cosa fai? Del nord, pare che parla, che ha paura che mi può parlare a me, non si incazzare, però c'è un cazzo. No, ma parla più liberamente. Parla più che il nord, che parla tipo in questo tono. Ma se non foste impegnati con altre persone, cioè tu una donna come Tosca non l'avresti corteggiata un po'? Voglio sentire cosa dice. Voglio proprio sentire cosa dice. Mi fa impazzire Tosca, da sempre, mi è sempre piaciuta. Trovo che Tosca sia una donna bellissima. Cioè te la sogni di notte? Mi piace proprio. Allora, mi piace.
è sempre stato un grandissimo figaccione, ma ti devo dire che io l'ho conosciuto 30 anni fa. Ah. E 30 anni fa eri proprio un bel uguaglione, scusate, ma amore, ma sai che ce l'abbiamo un Vincenzo Salemme, un bel uguaglione? Ah, vediamo subito. Di 30 anni fa. È una clip? E lo vogliamo vedere? Vediamola, vi siete pronti? Hai un colore? No. Come senti? Va a vedere, va a vedere. Ma voi che pulitami? Ma guarda che bella matinata che schiala! No, ma poi quando guardo di Filippo, altro citato. Waiton, come vi chiama? Quai li teniamo tutti qua. E se vi racconto quelle di casa mia, quando avrò finito vi saranno cresciuti i capelli fino a te. No, guarda, guarda. Era ancora prima di 30 anni fa. Forse la tua prima parte importante in televisione, in cilindro. 77 con il grande Eduardo De Filippo e soprattutto con Monica Vitti in scena. Monio Ravitti. Angela Raffanelli? Molto, molto bella. È venuta benissimo. La melata. La melata. Ah? La melata è morta. Ah, la melata. Assolutamente sì, questo brizzolato fa impazzire. Appunto, la simpatia sì, però ma tra Franco Lione giovane e Mo preferisco Mo. Ah, preferisci Mo? Io preferisci Mo, va bene. Sono brutto, no, la simpatia c'è su tutto. Cioè, anche tu ti fai conquistare poi da... Però non sei stato mai niente per me. No, perché noi siamo stati subito amici. Sai, amici carissimi, ma poi, e se ci guardi bene, faccia a faccia, noi siamo proprio fratello e sorella, noi potremmo fare anche a parte marito e moglie, anche noi abbiamo proprio gli occhi. Però tu il pensierino l'avevi fatto. E tu il pensierino l'avevi fatto. Nel suo film Amore a prima vista. È vero, prendevo i suoi occhi. Lui mi prendeva gli occhi e... Che bella tosca. Intanto ci hai fatto morire subito in Amore a prima vista. Ma dovevi morire perché io avevo un trapianto di corne e a proposito di corne, lei... Se girassimo così, c'è così. Allora, ma in film lei, per parlare di un film, in film lei, una festa esagerata, che è un film divertentissimo, però ne parliamo tra pochissimo, abbiamo anche una bellissima clip, rimanete con noi, torniamo tra poco con Vincenzo Salemme e Tosca d'Aquino con tante altre cose belle.